Prendo spunto da qualche cosa che hai detto. È vero, purtroppo nel Mediterraneo si può parlare di una battaglia campale, di una guerra, di qualcosa realmente che non dovrebbe avere niente a che vedere con dei salvataggi in mare. Purtroppo questa lotta, questa campagna, ma non solo contro le ONG, diciamo che stiamo subendo una campagna che è evidentemente mirata ad annientare la solidarietà, ad annientare qualcosa che è alla base probabilmente della stessa idea d'umanità, no? Il soccorso in mare, l'aiutarsi fra le persone, qualcosa che è alla base proprio del vivere sociale, perciò dell'umanità. Il fatto di voler attaccare i soccorsi, attaccare la solidarietà, attaccare le persone che hanno non solo il diritto, ma hanno proprio la necessità di essere aiutate, qualcosa che volge probabilmente a distruggere un'idea di umanità, probabilmente partendo da un'idea, come ben prima diceva il sindaco, un'idea totalmente diversa da quella che ho io rispetto a quello che è la stessa vita. Cosa succede nel Mediterraneo centrale? Nel Mediterraneo centrale, o di quello che si poteva parlare anche della Grecia, io ho iniziato lì in Grecia, poi ci siamo spostati nel Mediterraneo, quello che stava succedendo prima erano normali operazioni di salvataggio, normali tra virgolette, perché fondamentalmente non è mai successo di trovarsi determinate condizioni di imbarcazioni in questo stato con tante persone a bordo, però erano l'ABC del salvataggio in mare, nel senso che un centro di coordinamento di salvataggio in mare, che da sempre è stato il centro di coordinamento della Guardia Costiera Italiana, coordinava le varie navi in zona. Purtroppo dopo l'operazione, la chiusura dell'operazione Mare Nostrum, che era l'operazione messa in atto dalla Marina Militare Italiana, che ha portato al salvataggio di circa 175.000 persone, l'Europa, in quanto agglomerato insieme di stati in cui esiste uno stato di diritto, esiste uno stato di benessere, sarebbero dovute incaricare appunto dell'aiuto e del soccorso, non dell'aiuto, del soccorso di persone che rischiano la vita e se non vengono soccorse muoiono. Non è stato messo in atto nessun operativo di salvataggio in mare, purtroppo siamo apparse noi le ONG, che come ben diceva prima qua il nostro amico quando stavamo cenando, che le ONG ormai non lo diciamo più, all'inizio quando ci siamo formati dicevamo speriamo di sparire il prima possibile, ma sparire non perché ci fanno sparire, ma sparire perché se non pensiamo che non ci sia più il bisogno di esserci, però almeno che gli stati e le autorità prendano piede e facciano quello che noi stiamo facendo, che sono operazioni di salvataggio. Dicevo, prima era un ABC, perciò il centro di coordinamento marittimo. Una volta ricevuto un avviso di un'imbarcazione da soccorrere, mandava un avviso generale a tutte le imbarcazioni della zona, che hanno perciò, una volta ricevuto l'avviso, l'obbligo di dirigersi il più velocemente possibile al soccorso, e un avviso appunto di imbarcazione in distress, si chiama un'imbarcazione in serio pericolo di perdita di vita in mare. Poi evidentemente noi che eravamo dentro questo operativo messo in atto dalla Guardia Costiera Italiana, loro conoscevano e conoscono sempre dove siamo, la capacità operativa che abbiamo a bordo, la capacità delle persone a prendere a bordo, dirigeva direttamente delle chiamate alla nave o l'imbarcazione di salvataggio più vicina. Circa un anno e mezzo fa eravamo 11 navi delle ONG più gli assetti della Guardia Costiera Italiana a realizzare operativi di salvataggio in mare, più un piccolo aereo della ONG Sea-Watch. A giorno d'oggi siamo rimasti in due, perché ieri le due ONG tedesche hanno dichiarato che si ritirano perché evidentemente non possono riuscire a sopportare la pressione che stiamo ottenendo.
gli attacchi alle ONG, ma ripeto, non sto parlando vittimizzando le ONG, sto parlando degli attacchi diretti appunto a questa idea di soccorso in mare, sono iniziati, come tutti sappiamo, da attacchi mediatici, dichiarazioni, taxi del mare, tutto quello che vogliamo, però poi attacchi diretti di determinate persone o personalità a livello di autorità, volte a creare questa idea che le ONG c'è qualcosa di strano tra di noi, accostandoci al traffico di persone, accostando al business, perché c'è un business con tutto ciò che è relativo alla migrazione. Poi gli attacchi abbiamo visto come sono aumentati in questa scalata di violenza, perciò abbiamo avuto appunto attacchi e indagini aperte da diverse procure. Continuano a ripetersi le dichiarazioni o le conclusioni delle indagini di diverse procure in cui si dichiara la nostra innocenza, lo stato di necessità di soccorrere le vite in mare. Stiamo parlando, ripeto sempre e vorrei sottolinearlo, soccorrere le vite in mare, soccorrere persone che se non vengono soccorse muoiono, e questa è la realtà. Purtroppo questa scalata di violenza l'abbiamo visto poi ripetere lo stesso discorso di Fabrizio Leggeri, il direttore di Frontex, che è stato poi Frontex, l'operativo messo in atto, il controllo di frontiera, che avrebbe dovuto sostituire Mare Nostrum, però che di base e le fondamenta sono totalmente diverse. Uno è un controllo di frontiera e Mare Nostrum era soccorso in mare, salvataggio. Perciò il direttore di Frontex o anche magistrati o procuratori che nel fare il loro lavoro dichiarano anche determinati messaggi, sempre lo stesso, business, no business. E però ancora di più quando sono iniziati gli accordi con le milizie libiche, queste stesse milizie che noi abbiamo sempre visto circolare nel mare in fronte alla Libia, poi, e senza, con cui non abbiamo avuto mai nessun problema, hanno iniziato poi ad avere sì dei problemi, perciò ci hanno sparato due volte, a me mi hanno sequestrato, e ogni volta che arriviamo si avvicinano. L'ultima volta si sono avvicinati e ci hanno detto, poi non parlando molto bene inglese, però ci dicevano, si erano arrabbiati perché c'era un drone di un'altra ONG vicino e ci dicevano: togliete il drone perché noi possiamo spararvi, non vogliamo problemi, però noi possiamo spararvi. È la Guardia Costiera di Tripoli, pagata dall'Unione Europea attraverso l'Italia, e che nel giorno di ieri in teoria dovrebbe aver intercettato, perché sui giornali si parla di soccorsi, ma dovrebbe aver intercettato circa 1000 persone. A noi la Guardia Costiera Italiana, in questo ABC che vi dicevo, ci è arrivato il messaggio di soccorso, abbiamo chiamato noi offrendoci per il soccorso, ci ha detto: non abbiamo bisogno di voi, 1000 persone, vi potete immaginare quante sono. In teoria un'imbarcazione non è stata trovata. Stamattina ho visto le immagini dei compagni e le compagne a bordo e c'era mare grosso, probabilmente queste persone non verranno trovate. E ritorniamo agli attacchi, a questa guerra, con questa brutta parola che stiamo dicendo, verso le ONG, e purtroppo si arriva al giorno d'oggi, quello che sta succedendo, la chiusura dei porti, che evidentemente non è qualcosa di normativamente, probabilmente lei lo spiegherà meglio di me, visto che lei è esperta, io no, però normativamente non può essere messa in atto. Non si continua in questo discorso parlando che ci paga Soros, o che siamo dei tassi del mare, o che siamo appunto accostare l'idea e creare l'idea comune che nelle ONG c'è qualcosa che non va, senza mai parlare che noi, quando abbiamo iniziato, ci siamo messi d'accordo con la Guardia Costiera Italiana e gli abbiamo detto: voi che state utilizzando delle navi mercantili per farvi appoggiare, perché sono talmente tante le persone che hanno bisogno di essere soccorse, voi vi state appoggiando con le navi mercantili, avete bisogno di
operativi di salvataggio in mare, diteci quali bisogni avete, diteci quali caratteristiche avete bisogno e noi cercheremo, nella misura delle nostre possibilità, di metterle in atto. Per esempio, io lavoro per la ONG Proactive Open Arms e la nostra nave, abbiamo creato alla fine una nave che è un rescue boat, è formalmente una nave di salvataggio, uguale alle navi della Guardia Costiera Italiana. Non si sta parlando di quello, non si è mai parlato che il coordinamento era coordinato, il coordinamento era proprio dettato e gestito dalla Guardia Costiera Italiana, che tutto è stato completamente mosso e ha portato al salvataggio di milioni di persone, e non si sta dicendo una cosa molto importante, fatto di Aquarius. Aquarius è stato fuori praticamente 7 giorni, più 5 per tornare, 15 giorni più o meno. La Open Arms non c'era, la Seafux non c'era, non c'era più nessuno, non si è parlato che in questi 10-15 giorni sono morte molte persone. 3 giorni fa nessuno vi ha detto che sono morte 200 persone, ne hanno trovate solo 2 attaccate dei pezzi del barcone che galleggiavano. Ieri di queste 1000 persone nessuno sa dove sono finite, e si sa, noi sappiamo che una imbarcazione manca all'appello, e oggi sono apparsi appunto circa 25 cadaveri che appunto arriveranno in Libia. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che questa guerra contro le ONG, che non siamo noi le vittime, la guerra contro le persone, no? E perciò cosa sta succedendo? Si stanno mettendo in atto qualcosa che è totalmente criminale, perché le morti in mare sono totalmente evitabili. L'aveva fatto Mare Nostrum, l'abbiamo fatto noi con evidenti risorse limitate, però per esempio noi con semplicemente nel Mediterraneo centrale abbiamo soccorso circa 30.000 persone, e perciò sono evitabili. Se muoiono delle persone in mare vuol dire che non si stanno soccorrendo, perciò questi sono degli omicidi, e quello è quello che si sta succedendo. È per questo che prendo lo spunto per parlare appunto della guerra. Da qui cosa possiamo trarre per non poter far sì che tutta questa cosa ci faccia fermare? L'unica cosa è che ritorniamo indietro e torniamo a una normalità, che era quello che parlava lei, e la normalità che almeno a me mi dà la motivazione per poter andare avanti, che è che evidentemente c'è uno stato di bisogno, ci sono delle norme che ci obbligano, che obbligano le persone ad aiutare le altre, c'è una cornice di legalità che adesso sembra che viene calpestata o non viene vista, e c'è un reale bisogno di persone che, se non le aiutiamo, se gli va bene vengono riportate in Libia con tutto ciò che può supponere, se gli va male queste persone muoiono, e non si sta parlando di mettere in campo nessun operativo di salvataggio in mare e di portare queste persone in un posto sicuro. E se questo venisse messo in atto, probabilmente noi spariremmo, ma saremmo contenti di poter sparire. Grazie.